la riqualificazione a Torino, ecco, cosa state facendo, quali sono un po' le vostre strategie? Beh, Torino è forse la città italiana che ha conosciuto la più grande trasformazione negli ultimi 15 anni. Tutti sanno che per un secolo Torino è stata una grande città manifatturiera, produttiva, tecnologica, una città fabbrica che traeva dalla manifattura la sua identità. Poi tra l'80 e il 90 ha conosciuto un grande processo di crisi di quel modello industriale e ha dovuto fare i conti con la necessità di cambiare il suo profilo e lo ha fatto in questi 15 anni usando la trasformazione urbana, in particolare 10 milioni di metri quadri di aree industriali che si erano svuotate di produzione di lavoro per riqualificare la città in nuove attività e nuovi profili, riqualificando anche il tessuto industriale e al tempo stesso utilizzando questa grande disponibilità di territorio con una trasformazione sul fronte dell'università, sul fronte dei centri di ricerca, sul fronte del patrimonio culturale, sul fronte delle piattaforme logistiche. Abbiamo trasformato circa 6 milioni di metri quadri. E ce ne sono altri 4 almeno che possono essere trasformati, tutti dotati delle varianti e degli strumenti urbanistici relativi e quindi noi sollecitiamo fondi nazionali e internazionali a muoversi e venire a Torino. Devo dire che tutte le sollecitazioni che stiamo facendo incontrano un grande interesse e mi pare che sia la conferma come la trasformazione urbana ormai non è solo trasformazione immobiliare e fondiaria, è il motore per nuove attività, nuove locazioni, nuove vocazioni ed è un motore fondamentale per lo sviluppo. Torino è una buona dimostrazione di questa evoluzione.